Ciao a tutti amici di Player Inside, siamo qui oggi con Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Ragazzi, siamo stati da Ubisoft Milan a provarlo. Abbiamo giocato per ore e ore e ore, quindi qui anche siamo troppo, cioè basta. Siamo qui a portarvi un gameplay molto riassunto di quello che abbiamo fatto lì. Il gameplay è riassunto nel senso di participio passato. Esatto, riassuntivo. Ragazzi, inizialmente la cosa più importante secondo me è quella di preparare la battaglia, cioè studiando i nemici. Sì. Come in questo caso che io stavo facendo qui, anche se si tratta di una battaglia iniziale facile, sostanzialmente facile, questa esatto. Alcuni di voi lo hanno paragonato a XCOM 2. Beh ragazzi, avete fatto bene, nel senso che la profondità di un gioco del genere ci ha stupito ed è paragonabile assolutamente a qualsiasi altro tattico strategico, se vogliamo, fatto bene, cioè di quelli profondi. Sì, poi ovviamente voi potete utilizzare le strategie che preferite di più. Io per esempio in questo caso ho preferito andare dai fianchi, sì. Quindi ho lanciato prima Rabbid Luigi verso destra, la stessa cosa ho fatto con Rabbit Peach, che è fantastica, io la amo, sì. A sinistra, e poi lei da lì attaccava i nemici e siamo andati avanti man mano costeggiandoli per poterli colpire, attaccarli così all'intrasatta, esatto. Come si suol dire da noi, cioè d'improvviso, di sorpresa anche, esatto. Vedete qui si può sia attaccare, sì. Quando ci si muove, perché il movimento consiste in movimento e attacco, attacco, esatto. Quindi c'è il movimento, l'attacco, poi ci si rifugia dietro la protezione, esatto. E ulteriormente si spara al nemico, vedete come in questo caso. Sì, la protezione è fondamentale, perché sì. Altrimenti rischiate di morire all'istante, perché c'è una percentuale di vittoria a seconda, esatto. Insomma, che riusciate a colpire il nemico meno. Come qui... il Bats in Fallout, se esattamente, vogliamo. Esattamente, qui abbiamo sconfitto, diciamo, i primi nemici, sì. Ovviamente la partita qui è stata molto velocizzata, ma secondo me la cosa più bella è proprio pianificare la battaglia. Sì, è proprio il punto forte del gioco, cioè noi non possiamo andare così a cavolo. Mm-hmm. Uno dice alla leggera, io intanto comincio, si può anche fare, ma soltanto in una battaglia del genere, soltanto esatto. Per imparare. Poi dopodiché bisogna pianificare tutto e soprattutto pianificare anche le varie concatenazioni di attacchi che dopo vedremo più nello specifico. Per esempio, questo è un altro tipo di combattimento, cioè l'obiettivo non è quello di sconfiggere tutti i nemici, sì. Ma di raggiungere quest'area che sarebbe esatto. La safe area. E anche qui qui potete utilizzare gli strumenti a vostra disposizione, uno la strategia vostra, due ovviamente quello che vi mette a disposizione la mappa. In questo caso sono andata subito a destra con Mario per potermi infilare nel tubo, sì. E nel frattempo però ho utilizzato Rabbit Peach per distrarre un po' il nemico, nel senso sì. Che il nemico era lì al centro e quindi colpendolo ho cercato di distrarlo. Ah, colpendo, quindi proprio ti sei messa là colpendolo per distrarlo, molto bene. No, non c'è nessun pendolo nel gioco, andiamo avanti. E ovviamente ho fatto la stessa cosa con Rabbid Luigi, cioè ho cercato di andare avanti. Il nemico però, sì. Come vedi, indietreggia, perché sa che io andrò dalla parte destra, che sì. Io costeggerò. E quindi devo dire che l'intelligenza artificiale sì, è veramente fatta bene. Buona. È fatta bene, soprattutto più avanti, soprattutto in altri stage dove ci sono nemici sicuramente più agguerriti e via via più difficili da combattere. Per non parlare dei boss, ragazzi, cioè, ragazzi, adesso poi ci lo siamo vedrete. Levati la vita. Però veramente, veramente difficilissimo, sì. Ho continuato ad andare verso destra utilizzando appunto sia i miei compagni per poter scavalcare le varie coperture, sia i tubi. Che poi verso destra è relativo, destra rispetto allo schermo che state vedendo voi. Rispetto all'inizio. Perché potete girare tutto sempre in continuazione. Sì, sì, cioè non è fissa la telecamera, no, esatto. Potete ruotare continuamente. Cani, nessuno è fissa, non sono arrivata per poco con Mario con alla questo safe stesso area. Movimento, esatto. Però con Rabbit Peach guarda, su Mario e hopla, e si vincono così le partite con Rabbit Peach. Che sostanzialmente si rivela la chiave di queste partite tra un selfie e l'altro. Però in realtà qui ancora non avevamo le special, mm. Perché avevamo solamente il movimento e l'attacco a distanza. Esatto, poi c'è tutto un resoconto. Sì, qui c'è il resoconto a seconda, diciamo, della nostra performance. Abbiamo preso la medaglia, la coppa d'oro, quella. Sì, siamo stati completed, bravi, esatto. E qui mi stanno dando proprio le special. Ce n'è sì. Una per Mario, una per Rabbit Peach e una per Rabbit Luigi. Ma in realtà poi se ne sbloccano altre. Voi sì. Potete scegliere via via quale utilizzare.
realizzare ad ogni combattimento. Questo gioco ci ha stupito tanto quanto ha stupito moltissimi di voi, tant'è vero che nei commenti, nel video che abbiamo portato da Los Angeles su Mario plus Rabbids Kingdom Battle, vi siete rivelati quasi desiderosi di acquistare uno Switch soltanto per questo titolo. Noi magari, come dire, non sappiamo se questa possa essere una killer application, ma di sicuro è anche una certa porzione di orgoglio italiano, perché esatto, è sviluppato sì, no, in Italia. Assolutamente sì, qui vedete le armi, io le ho acquistate per potermi potenziare, sì. Perché alcune armi hanno delle diciamo degli effetti sì, degli secondari effetti, sì. Come per esempio il miele per appiccicare il nemico e farlo sì. imprigionare, sì, ecco, invischiare esatto. E non farlo muovere per un turno. E poi abbiamo diciamo anche altre caratteristiche delle armi, ma quello che la fa da padrone, ragazzi, sarà sempre la strategia. Cioè al giocatore è demandata tanta strategia, non è che fa tutto il gioco, questo è il bello. All'inizio ci si può trovare anzi un po' spaesati, ma poi gli amanti degli strategici avranno pare per i loro denti. Qui ho appena utilizzato la special di Mario, sì. Sembra che non abbia fatto nulla, ma invece lo rende molto molto attento ai movimenti dei nemici. Adesso vedremo come. Ah sì sì, mi ricordo, ti ricordi quel, è qui questa scena? Magari sì. Lo vedremo dopo. Comunque c'è una scena dove c'era un rabbit nemico che stava saltando e Mario gli ha sparato, perché ma... praticamente rileva i movimenti esatto. dei nemici anche quando non è il turno di Mario, insomma, e quindi questo esatto. È molto bello. Invece Rabbit Peach fa riprendere la salute agli amici, sì. E invece Rabbit Luigi protegge, si protegge, crea una bandiera. Vediamo che Rabbit, una barriera. Rabbit, però ogni tanto scappa la T perché Rabbit, normale, è perché Rabbit, ragazzi, sì, ci in francese sì. Si chiamano tipo le cretin, si chiamano cretins, veramente, sì. non sto scherzando. Ah, tra l'altro noi possiamo ecco, decidere, guarda, guarda. Ecco, qui il nemico si sta muovendo e noi sbam con Mario. E quello, oh, e quello è morto. Tra l'altro possiamo decidere di, ecco il miele che invischia sì. il nemico, di passare il turno al nemico quando ci sentiamo ormai con le spalle al muro, nel senso che non sappiamo più che mosse fare, basta, si passa al nemico. Questo come nei migliori strategici, io mi ricordo anche un Fire Emblem era così. Esatto, per e qui abbiamo cambiato totalmente ambientazione, sì. Questa è un'altra battaglia sì. Per raggiungere l'area, la safe area, sì. Però come vedete questa è una fase più avanzata del gioco, sì. Sì, l'ambiente sì, sì, è diverso sì. Ed è molto più difficile, lugubre, ragazzi. Lugubre è difficile. Molto più difficile, qui anche ho cercato di costeggiare la mappa, ma qui è molto più difficile perché ci sono dei nemici corazzati, sì. E quindi bisogna utilizzare due tipi di attacco: o l'attacco ravvicinato con il martello, che adesso vedremo perché non l'ho usato, o l'attacco a distanza. In più Mario ha due abilità. Adesso guardate cosa fa questo nemico. Pian piano si intrufola nel tubo. Sai che non mi ricordo questa scena? Sì, vabbè, il Bu lo segue perché il Bu deve dare fastidio sia a noi che ai nemici, sì, quindi sì, okay. Diciamo una cosa bella. Io lo colpisco perché avevo attivato l'abilità rilevare i movimenti, che lui salta sul nemico, sì. Distrugge l'area attorno Mario, sì. E poi praticamente mi ha accerchiato colpendo la mia compagna, cioè la Big Peach. Quindi i movimenti sono molto complessi anche dei vostri nemici. Sì, e peraltro noi eravamo anche assistiti per certi versi anche dai programmatori, dagli sviluppatori del gioco, da alcuni degli sviluppatori lì presenti, li salutiamo tutti, sì. Abbiamo fatto pure la foto su Facebook, l'avrete vista, che sostanzialmente ci guardavano con quel malcelato fastidio di no, chissà, non è vero, non è di chi vero. Sa il gioco, di chi conosce il gioco e sa che altri sono dei nabbi, e quindi ci vedevano così tipo, non siete niente male. No, no, ci dicevano in realtà, che eravamo bravi. No, 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 ce la caviamo perché tutto bravi. Sommato abbiamo una predisposizione per i videogiochi. Soprattutto la nostra qui presente Midna si è trovata fin da subito. Sì, sì, ragazzi, io sinceramente questo è il titolo che aspetto di più, forse si capisce. Tu pensa che è pure portatile. No, è questo il fatto, cioè la cosa situazione. Bella è questo, cioè è che fantastico. Sull'aereo uno dice che faccio, mi gratto la pancia, mi guardo così su WhatsApp, no, su WhatsApp non si può usare. Oppure... Ho appena usato il martello, quindi l'attacco da vicino e poi ho raggiunto l'obiettivo perfetto, finale. Bravo. Perfetto, ho fatto perfetto quasi sì, sempre. Perché poi tu giustamente ti devi vantare, ragazzi. Facciamo vantare la nostra maedra. Ragazzi, oh. Qui ci ho perso le ore. Vogliamo spiegare? Per tutte le abilità. Ci sono diversi tipi di abilità. Quelle che riguardano il movimento, quelle che riguardano l'attacco, sì. La tecnica. Oppure semplicemente abilità generiche come la salute, la velocità. Esatto, insomma, esatto. Tutte queste cose qui. E anche la capacità di muoversi, la distanza che si può coprire. E sì, ragazzi, guardate un corto. Po' tutti i personaggi. Esatto. Guardate un po' sì, chi c'è. Yoshi.
Yoshi Rabbit. C'è anche Yoshi Rabbit, Mario Rabbit. E ovviamente c'è anche forse Yoshi, perché vedi quel punto interrogativo lì. C'è anche Peach normale. C'è anche Peach normale. C'è anche Yoshi normale, quindi tu stai dicendo. Tra l'altro, ragazzi, per chi non volesse smanettare nell'albero delle abilità e tutte queste cose qua, che cosa c'è? L'avanzamento automatico. Per me, perché io mi scoccio onestamente. Certe volte c'è l'avanzamento automatico. Hanno pensato a tutto, devo dire. Non solo combattimenti. Questo ma l'ho fatto io, eh. Esatto, ma anche enigmi veri e propri durante questo il gioco. Pane per i miei piedi. Giustamente, questo serve anche a dare un po' di ritmo al gameplay. Sì. Ecco, non solamente. Diciamo, non vi facciamo vedere la soluzione perché, ragazzi, non vi vogliamo spoilerare nulla. No, per anche perché è una fase un po' avanzata del gioco. Quindi uno dice: ma cavolo, io ho visto Raiden Midra. Anche questa è un'altra warp zone. Esatto. Tra l'altro, il gioco, e questo non sono riuscito a completarlo al 100%. Non ho preso tutte le monete. Questo è a tempo. Neanche ce l'avevamo tutto sto grande. E ce ne sono tantissimi di bonus di questo gioco. Sì, è vero. Questo gioco, diciamo, riprende quello che a piene mani riprende quello che è appunto l'insieme di warp zone e bonus zone presenti nella versione platform dei vari Mario Bros. In generale, questa prima parte, perché ne arriverà una seconda, sì, dedicata a Mario plus Rabbids Kingdom Battle in co-op, era giusto per farvi assaggiare il gioco. Però aspettatevi la co-op, bellissimo, che è una cosa che io sono ho detto, ma questo quindi si può fare in co-op, la co-op. E poi ovviamente dedicheremo altri video sul primo canale, su questo canale. Aspettatevi di trovarli perché io mi sono innamorata. Esatto, quindi. Esatto, e speriamo possa piacervi. Noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.